sono in rec. Ciao a tutti amici di Farrottino, mi sto rimettendo i calzini per un semplicissimo fattore. Adesso vi mostrerò la mia splendida, unica, inimitabile inizio di collezione di Converse. Perché allora, io di Converse, delle Converse ne sono totalmente innamorata. Ne ho collezionate un bel po' prima che iniziasse a usare i tacchi, però sicuramente sono scarpe che continuerò a comprare, questo è poco ma sicuro. Ne ho abbastanza, sono, è questo mucchio qui, non so se lo vedete, tutto questo mucchio qua sono solo le mie Converse e mi piacciono tantissimo, sono, le voglio prendere anche di altri colori, le ho basse, le ho alte e ne ho altre delle classiche, tra quelle più particolari tipo questa, questa qua è militare con la ceniera dentro, è fluo, quindi un po' stranetta, però adesso sicuramente ve le vado a mostrare. La Converse, le Converse le conoscete tutte, solo che io appunto ho questa particolare passione per la Converse, cioè mi piace veramente molto, la uso e la riuso, non mi ci stanco mai di usarla, cioè sono proprio belle, a me piacciono molto, poi stanno bene con tutto, cioè sono delle scarpe sportive che ti valorizzano qualunque cosa. Pensate che io quando avevo 12 anni, che è quando ho iniziato a collezionarle, quindi proprio a cercare la Converse, quella là che mi piaceva e quindi quella collezionavo proprio, da là ho iniziato a dire ma sai che ti dico, io quasi quasi mi sposerò in Converse, quindi ho preso le Converse bianche perché avevo deciso che mi volevo sposare con le Converse, poi alla fine ovviamente le sposerò con un bel tacco della Jimmy Choo, però queste sono le mie Converse militari, vengono da Roma, sono bellissime, sono belle, sono comode, mi piacciono, mamma mia, sapete che è da, tipo da una vita che non le metto, a parte alcune è da proprio da una vita che non le metto, soprattutto queste perché andavo, erano, quando ne andavo, erano di quando andavo ancora molto di moda il militare, quindi le avevo prese, ah, tra fluo perché volevo distinguere le mie Converse militari, bellissime, mi piacciono, mi piacciono, mi piacciono. Poi le primissime Converse che io abbia mai acquistato sono le mie Converse rosa, che me le avevo prese ancora, in realtà ne avevo un paio blu, però erano davvero, ero troppo troppo piccola e quindi da lì dopo non è che ho continuato a cambiare il numero, quindi non le ho potute tenere le Converse. Ah, le leggo così, bellissimo, questo è un qualcosa che con tacco non puoi fare, devi per forza, devi farlo per forza con questo tipo di scarpa qua. Le mie primissime Converse sono state queste, cioè le primissime Converse che ho, dopo sono riuscita a tenere negli anni, che quindi, cioè, vedete, sono proprio quelle di una volta con questa etichetta qui dentro fatte così, cioè sono proprio quelle di una volta, le All Star Converse All Star, Converse All Star, sono vintage ragazzi, queste qua sono vintage, sono mantenute benissimo e queste qua appunto io le avevo prese, sono un 5,5, sono l'equivalente di un 38, però la tua Converse adesso è molto lunga, cosa succede? Che a parte che io ho attualmente il 38, cioè sono diventata con 39, poi però cosa è successo? Nel dimagrendo appunto, come avevo detto, con alcuni tipi di tacchi non mi entravano più, stessa cosa le Converse, solo che le Converse avendo i lacci puoi stringerle e alla fine ti vanno bene. Queste qua essendo un po' più larghe, un po' più lunghe in punta, e quindi essendo comunque la 38 da bambino, però la 38, sono riuscita a tenermele e a usarle all'infinito, ma le ho veramente usate all'infinito. E poi erano rosa e io non potevo, non, cioè io amo il rosa, quindi non potevo darle via. Io ho detto vabbè le tengo, se le regalerò a mia figlia, non le, perché prima avevo proprio le Converse All Star letteralmente blu, ma erano proprio piccole, erano un 35-34, una cosa del genere, poi ho detto no vabbè ciccia, non, quelle non le tengo, però queste qua ho detto vabbè dai, le tengo, non si sa mai, e alla fine le ho usate, riusate, riusate, riusate all'infinito, cioè le uso di continuo, sono rosa, sono belle, sono carine, sono distrutte, cioè vedete sono totalmente distrutte, però sono proprio belle le mie Converse All Star Old School Vintage,
bellissime, tenute in buonissimo stato tra l'altro, perché se vedete adesso vi mostrerò quelle dopo di queste che sono un campo di battaglia, cioè ve lo posso assicurare, quelle lì sono letteralmente un campo di battaglia, perché le ho usate talmente, sapete cosa vuol dire? Che io per un anno, cioè un anno, 365 giorni, non mi cambiavo scarpa. Le Converse alte nere, infatti ci vedete come sono ridotte? Tanto che sono tutte sporche, che sono tutte buttate là, cioè, mia mamma queste, cioè sono distrutte, hanno buchi, c'hanno i buchi. Mia mamma queste mi aveva minacciato di buttarmele via se non smettevo di usarle. Io dicevo, no mamma ti prego non me le puoi buttare via. Sono le Converse delle mie medie, cioè sono le Converse che ho usato per tutta la mia terza media, non puoi buttarmele, cioè io mi sarei messa a piangere se me le avessi buttate via. E quindi mi fa, va bene, io non te le butto via, devi smettere di usarle. Io cosa ho fatto? Le ho tenute di nascosto, me le mettevo. Però cioè, per farvi capire, yeah, c'hanno un bucone, sono piene di buchi, sono distrutte. Però io cercavo di spiegarlo alla mia mamma, guarda mamma che le Converse più sono rotte più sono belle, più acquistano valore più diventano fighe, e lei non è vero, sembra una barbona, bla 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 bla. E allora alla fine mi ha convinto e le ho tolte. Però perché le ho tolte a una condizione, ovviamente, se non le avrei mai tolte le mie Converse preferite, che sono e rimarranno per sempre le mie Converse preferite. Guardate che qua ovviamente mi è uscito il laccio, però mi si è rotta la gommina in plastica e quindi adesso devo diventare matta. Devo rimetterlo, va bene, non importa, le leghiamo così. E quindi cosa è successo? Io gli ho detto, va bene mamma, io queste le levo, però mi devi comprare un altro paio di Converse uguali per identiche. E quindi lei mi fa, va bene, vado a comprarti le Converse nere. Va per comprarmele e mi fa, amore, ti mando una foto. Quindi io avevo ancora queste addosso, perché io ho detto, io no, queste non me le levo finché tu non mi compri le Converse identiche. Quindi io, ostinata, cucciuta, come ci vedete, questa è la mia camicia, con queste qua ci andavo in bici quando ero alle medie, quindi voi immaginate in bici cosa c'è. Questo qua, tutti questi pezzi qua sono all'interno della mia vecchia bicicletta. Anzi no, della bicicletta che ho tuttora. Tutte rotte, perché sono distrutte, ma sono comodissime, cioè. Tada, le mie Converse distrutte. E appunto, gli ho detto, io mamma queste me le levo solamente a una condizione, che tu me ne compri un paio uguale. Mi fa, va bene amore, io ti compro un paio identico. Va al negozio, aveva già preso queste, quindi le aveva già, tra virgolette, viste per prenderle. Però mi fa, amore, io te ne compro un paio solo, mi fa ovviamente. Ho visto queste grigie. Io all'epoca avevo la fissa perché volevo farmi i capelli grigi. Mi ha mostrato queste Converse grigie, io ho detto. Mi fa, vuoi queste o le vuoi nere? Io allora l'ho pensato e ho detto, nere le ho avute per un anno e basta. In un anno e mezzo che le ho avute, ho detto vabbè dai, cambiamo colore. Allora ho detto va bene mamma, io ci posso stare, me le prendo grigie. Allora è arrivata a casa, mi ha fatto togliere queste, quindi ho dovuto prima levare queste. Una volta che ho tolto queste mi ha dato le altre, queste le ha prese e me le aveva nascoste in un angolo in fondo all'armadio, che poi ovviamente sono riuscita a trovare, sono riuscita a metterle di nascosto un po' di volte, ma sono sempre dettagli, cioè queste qua veramente le ho usate, le sto continuando a usare. E quindi mi ha dato queste, io allora mi ha sepolto le scarpe, quindi non le ho viste, però per un'estate intera non le ho viste. Poi d'inverno andando a scuola a Venezia, perché ho iniziato le superiori, la Converse era un po' difficile da usare. Ok, e quindi ho detto vabbè, amen. E poi le ho ritrovate l'estate dopo e di nascosto, tipo uscivo di casa con un paio di scarpe, io con la borsa, nella borsa avevo queste, me le nascondevo e me le cambiavo. Mamma, se stai guardando questo video, mi spiace darti questa notizia. Quindi le ho prese grigie, belle grigette. Queste qui super rotte, e quelle la rosa in ottimo stato, sono tutte vintage, ci cioè sono quelle proprio old school, quelle che proprio non troverò altre. Perché queste qua le ho ereditate da mia cugina, che le avevano regalate nuove, ma lei usava solamente le Adidas, tipo quelle da Tamarra,
e quindi non usava queste, quindi cosa ho detto? Quindi cosa fa? Mia zia mi fa: bene, tu non le usi, le regala a tua cugina che l'ha fatta per le Converse. E allora ho detto: va bene, ma le prendo io e le ho riscritte. Quindi lei me le aveva date, che erano praticamente nuove, e le ho ridotte in quello stato. Di queste ne ho avuto un po' più cura. Però vedete, cioè anche qua sono abbastanza consumate, qua sono già mezze strappate. Stessa cosa da questo lato, perché le ho, io le Converse le ho usate, le uso tantissimo. Vedete, cioè, sono comode, sono le Converse, cioè come puoi non amare le Converse? Sono bellissime. Queste sono le mie Converse grigia. Ta-da! Converse grigia. Dopo di queste le abbiamo prese bianche. Basse, perché allora cosa mi era successo? Ti spiego cosa è successo nella mia mente mentre compravo tutte queste Converse. Ho detto, era il periodo in cui, cioè, scopri un po' l'estetica di te stessa. E quindi mi continuavo a guardare e dicevo: mamma mia, ma mi fanno le gambe grosse, mi fanno le gambe corte, e tutte le pare mentali che tuttora a 20 anni non sono riuscita ancora a mandare via, ma dettagli. E quindi ho detto: va bene, vado a prendermi un altro paio di Converse, le volevo bianche e alte con le volte. Quindi era andata molto convinta, avevo queste addosso. Mi faccio come queste bianche con le volte. Me le mostra, me le provo. Mi piacciono tantissimo, però vedo che mi fanno sta gamba un po' tozza. E quindi ho detto: non voglio, non voglio, non voglio, non voglio. E allora cosa fa? Me le fa provare bianche, uguali, basse, però non, aveva, non le aveva borchiate. E allora, a me piacevano tantissimo come mi stavano. Allora mia mamma cosa mi fa? Prendile, tanto tuo nonno ha la pistola per le borchie, facendo il calzolaio. Te le fai mettere dal primo nonno, cioè è un po' fine del mondo, ma è anche un calzolaio. E quindi mi fa: te le fai mettere da lui le borchie. Io gli ho detto: va bene, allora me le faccio mettere dal nonno. Cosa ho fatto? Le ho comprate, ho iniziato a usarle, le ho iniziate a usare, le ho iniziate a usare, le ho continuate a usare. E piano piano questa cosa delle borchie me la sono dimenticata. Ma totalmente! Me la sono totalmente dimenticata! Quindi io mi ero dimenticata dopo un po' che volevo le borchie sulle scarpe. E me le sono ricordate solamente quando, per la mia promozione della seconda superiore, sono andata perché volevo comprare un altro paio di Converse che mi volevano regalare perché era stata promossa. Sono state le bianche. Quindi cosa è successo? Giulia, brava, sei stata promossa di superiori, seconda superiore, sei stata bravissima. Cosa facciamo, cosa non facciamo? Ti regaliamo un paio di amore, dato che ti piacciono tanto le Converse. Mia mamma, che appena passa dietro di voi, mi fa: amore, dato che ti piacciono così tanto le Converse, mamma, confermi? Confermo. Conferma. Dato che ti piacciono così tanto le Converse, avevo esattamente questo paio di Converse, mi sa addosso, come sono andata a prendere, mi fa: ti regalo un altro paio di Converse, giusto per continuare la collezione adesso tra le altre cose. Mamma, se mi senti, le vorrei alte rosse. Me le scordo. Ricordi che tra un po' c'è Natale, bisogna essere tutti più buoni. Tra un anno e un anno per prepararti. Scherzando, me le vado a prendere io, tanto le Converse costano tipo 50 euro, quindi vabbè, sicuramente è un problema. E cosa succede? Ti ho dato ti regalo un altro paio di Converse. Io allora mi ero rimasta questa fissa per le mie Converse nere, quella che avevo distrutto. E mi ho detto: me le voglio riprendere nere perché mi mancano le mie Converse. Allora, in realtà ero partita con le Vans. Allora, prima volevo un paio di Converse uguali a quelle, poi ho visto le Vans e ho detto: che belle che sono le Vans, solo che era estate, le Vans sono scarpe invernali perché hanno lo scamosciato sulla punta. Quindi la signorina del negozio di scarpe mi fa: guarda tesoro, non ho la Vans. E allora ho detto: va bene, torniamo all'idea originale, scarpa alta, Converse nera. Però cosa è successo? Sono tornata all'idea di: oddio no, mi fanno la gamba cicciona. E da lì si è aperto un mondo, ovviamente. E quindi mi fa: guarda, se vuoi ce li ho basse nere uguali alle tue bianche. E quindi cosa ho fatto? Le prendo, le apro, sono sporchissime, queste qua devono farsi tipo 10 lavaggi in lavatrice per tornare pulite, perché queste qua le ho usate tante, cioè vedete c'è il sabbione, c'è ancora il sabbione, mamma mia quanto le ho messe. E quindi va benissimo, proviamo le nere, le ho provate nere,
basse, che la signora mi fa, guarda, se vuoi le ho anche basse, le prendo, le provo. Io sono sempre stata una persona che è convinta quando compra le cose, cioè o una cosa mi piace o una cosa non mi piace. Se ci rifletto vuol dire che sono indecisa tra due modelli, infatti era quello che era successo quel esatto giorno lì, perché non, ero indecisa se alte, nere o... perché non c'è questo spray qua, io le ho provate, mi piacevano tantissimo, me le sarei anche prese. Solo che io ero andata in fissa con le Vans e mia mamma mi fa, le Vans se vuoi te le prendo a settembre, ma te le prendo a settembre le Vans, non che ti compro anche queste adesso. E quindi nella mia piccola mente da 13enne ero, 14enne, cosa faccio, cosa non faccio, 15enne, avevo 15 anni però li compivo a fine anno, quindi erano ancora 13. Cosa, 14, quindi cosa faccio, cosa non faccio, cosa faccio, cosa non faccio, cosa faccio, cosa non faccio. Alla fine mi guardo allo specchio, vedo le bellissime Converse che avevo i piedi e ho detto, ma posso non prendermi un altro paio di Converse? Che poi le volevo anche rosse poco dopo, però non sono mai riuscita a prendermele. Infatti ora ho deciso che mi sforzerò e cercherò di comprarmele. E quindi ho detto, prendiamo le Converse basse, nere. E lasciate perdere i lacci esageratamente lunghi, è proprio una categoria della Converse, vedi i lacci che sono più lunghi della scarpa. Sono riuscita a prendermi le mie Converse nere. Sono grigia in questo momento perché le ho usate tantissimo e tra le altre cose sono andate in sabbione tipo 30.000 volte con queste scarpe più o meno. Buon lavoro dalle retrovie. E sono andata sul sabbione tipo 350 miliardi di volte io con queste scarpe qua. Quindi ho detto vabbè. Poi dopo queste scarpe qui erano andate di moda un altro paio di scarpe che erano le Adidas, no? Le Star Smith. Quali erano? Regia. Erano andate, iniziate a diventare di moda le Adidas Superstar. Quindi, allora, all'inizio mi piacevano un sacco le Star Smith perché sembravano un po' le Alexander McQueen. Però ho deciso, però dopo ho visto, però facevano il piede tanto allungato. Già avevo queste, mi facevano i piedi lunghissimi. Quindi cosa ho pensato io nella mia mente malata? Vado a prendermi le Star Smith appena uscite, le vado a provare, le volevo tutte bianche. Me le vado a provare. Le provo bianche, cioè le avevo già deciso, devo provare di andarle a provare e portarmele a casa perché cioè, erano già tutte pagate. Vado lì, le provo. Sì, sì, sono bellissime. Mi giro e vedo un paio di Star Smith bianche e oro. Bianche e oro. Le ho ancora, sono distrutte, cioè ve le mostro se volete, aspetta un attimo. Bene, ve le ho prese. Per farvi capire quanto sono distrutte, cioè, le ho uccise. Poi alla fine ho scoperto che questa scarpa, proprio quest'unico modello, aveva un difetto di fabbrica. Andava via l'oro. Ma io l'ho scoperto troppo tardi. E tra le altre cose, oltre al fatto che andava via l'oro, quindi queste qua non hanno la suola perché queste qua costavano meno di quelle bianche. Quindi la tipa mi fa, guarda, se vuoi ti metto la suoletta, no, con gli stessi soldi. Io, mia mamma dopo mi ha mandato in 10 lingue perché mi fa, potevi farti dare i soldi? Invece mi sono presa le suolette in memory, ah, che uso tuttora perché sono comodissime. Vedete qua dentro? Hanno un buco. Sono bucate perché io le ho usate talmente tanto che sono arrivata a bucare sia questa che questa. Io queste scarpe, tutte due senza l'oro dietro purtroppo, le ho distrutte in ogni modo possibile perché le ho usate tantissimo e mi piacerebbe troppo rimetterle perché sono troppo belle, però sono diventate gialle, sono morte, sono scarpe morte. Però penso che sarà una scarpa che in un futuro mi ricomprerò e me le metterò belle dentro la mia cabina armadio. Comunque sono queste, le ho uccise, cioè vedete la forma, cioè questa qua non è più la forma di una scarpa. Questa non è più la forma di una scarpa, ragazzi, questa è una cosa rotta. Solo che io non le butto via perché mi piacciono. Cioè, io sono un po' un'accumulatrice con queste cose perché mi piacciono troppo. E poi, cioè, onestamente, qua per ora ho tutto lo spazio del mondo. Poi, ovviamente, appena finirò il trasferimento, ah, che dolore, dovrò per forza dirgli addio. Ma prima di dirgli addio, gli farò una bella fotina e me le vado a ricomprare uguali per identiche. Tanto anche queste qua, come le Converse, sono passate un sacco di moda e quindi le trovi a pochissimo.
una volta che si erano rotte quelle, io ero disperata, avevo il pianto dentro. E quindi cosa ho detto? Mia mamma cosa mi fa? Dai, ne compriamo un paio nuovo. Queste qua, le volevo prendere nere classiche, solo che alla fine le ho trovate con questo. Con questo ex, perché ormai è ex. Vedete che tipo qua c'è una specie di cosa argentata. Eccole qua. Queste le vedete bene. Erano fatte tutte così, con questo dettaglio qua. Tutte con questo dettaglio qui. Tutte con questo dettaglio qui, anche dietro. E quindi ho detto, va benissimo, le prendo. Le ho prese, le ho provate. E mi piaceva tantissimo. E le uso tuttora. Sono molto molto comode. Anche perché la comodità di questa scarpa è che... Scusate, qua c'è un cimitero, ma guardate. Guardate qua. Guardate qua. Vedete la mia scarpa, il mio piede in questo momento? Che è così, è fuori. Non ho usato le mani. Comodissima questa cosa. Penso che solo questo sia la comodità. Quindi le levavi così e le rimettevi così. Cioè, erano proprio comode. Dopo di queste, non so se chi si ricorda qua. Ora io non so chi si ricorda questo modello di scarpa, ma questo modello di scarpa andava un sacco di moda. E io le avevo prese, fatte così, ho scritto yes o no. E mi ricordo che all'epoca stavo con uno dei miei fidanzatini, sì, era un maschio quella volta. E mi ricordo che quando gli dovevo rispondere, li lanciavo dietro una delle due scarpe quando eravamo a casa. Oppure se eravamo fuori, gli davo tipo il piedino. Gli dicevo no, sì. E erano anche queste qua comodissime. Io non so quanti di voi se le ricordano. Queste qua poi avevano grazie a queste scarpe qui è nato il fantasmino, tra l'altro, perché se non fosse stato per questo tipo di scarpe il fantasmino non esisterebbe. Cioè, vedete, col calzino si vedeva tipo questa cosa oscena. Senza, sarebbero, erano molto più belle. Però in questo momento io sono un po' pigra e non voglio trovare i fantasmini. Ma erano bellissimi. Queste qua le volevo anche dell'Avance, solo che alla fine mi sono piaciute talmente tanto queste che ho preso queste e le ho usate tantissimo. Ma tanto che non ho l'idea di quanto le ho usate. E penso che inizierò anche a riusarle. Cioè, mi state facendo riscoprire pezzi del mio armadio. Molto molto belle. Poi mi ero presa queste, che sono da palestra in realtà. Non sono propriamente da... cioè, anche da passeggio. Sono le New Balance. E sono più da palestra queste che da passeggio. Infatti le avevo prese principalmente per allenarmi, però. E anche per avere una scarpa. Le avevo trovate qua a 20 euro da Foot Locker. E ho detto, ah sì, dai, le prendo. Che hanno tipo un difetto. Che era quello che costano 20 euro, no? Hanno tipo un difetto sulla linguetta. Che se non le metti in un determinato modo, la linguetta si darà fastidio di tutta la vita. Ah. Queste qua le avevo prese perché allora queste qua andavano di moda tutte colorate. A me i colori facevano schifo, mi fanno tuttora abbastanza schifo. E quindi le ho prese tutte nere, un total black, che le uso per uscire con i jeans, comodissime, come stile. E quattro stagioni in realtà sono queste. E le uso anche per andare in palestra o a correre. Sono proprio molto comode. E poi fanno una bella gamba. Ok, dopo di queste mi ero presa. Ho perso una scarpa, no, eccola. Chi si ricorda delle Puma di Cara Delevingne? Che erano quelle là col fiocco enorme. Io me lo ricordo perché io le ho prese. E cioè, ti davano anche i fiocchi, quelli là, da cambiare. E quindi tu ti prendevi sta scarpa, che fondamentalmente il fiocco non era un vero e proprio fiocco che potevi usare. Era semplicemente un fiocco normalissimo. Però era gigante e a me piaceva troppo questo fiocco gigante, mi piaceva tantissimo. E quindi cosa ho fatto? Le ho volute prendere con i miei soldini, tra l'altro, quindi non è che le ho chieste a qualcuno. E mia mamma cosa mi ha iniziato a dire? Ecco, vedi, tu vuoi buttare via i soldi, sei piena di scarpe di quelli là. Perché avevo già iniziato a collezionare i tacchi da quando avevo queste. E già usavo meno le scarpe da ginnastica. E gli faccio, ma va mamma, queste qua le uso. Infatti ci andavo tantissimo a Milano, quando ancora andavo su giù per l'agenzia di Milano. Ancora agli albori, quindi primi book, primi lavori, prime cose. Quindi andavo ancora con la scarpetta bassa perché avevo male i piedi. Dopo mi sono andata a usare sempre solo quelle. E ho preso queste perché erano bellissime, comodissime, mi facevano un piedino bellissimo.
erano tutte issime, comode da mettere perché erano fatte che si mettevano in questo modo qua, però erano un po' scomode perché appunto questo fiocco, perché le issime venivano da mi fare il bello stretto, però erano dolcissime ragazzi, cioè erano lanciosi proprio belle. Queste qua sono come nuove perché appunto io le usavo principalmente per andare a Milano, perché le trovavo delle scarpe carine con le quali andare. E quindi sì, le usavo solo per quello, quindi le ho usate per un anno, ma una volta alla settimana. Quindi dopo le levavo perché mettevo subito i tacchi, quindi sono rimaste nuove. Cioè se io di queste le lavo un attimo, li lavo i lacci, sono ancora nuove, nuove, nuove. Alla fine mi sono presa le Vans estive, basse. Eccole qui. Vans estive basse, imitazione delle Vans, però per me sono Vans, sono identiche. Le ho usate anche queste qua un botto. Se non apri tutti i lacci, Giulia, queste però non ti entrano. Queste qua le ho prese in Germania, che praticamente sono identiche alle Vans, per quello le ho prese identiche alle Vans, uguali uguali uguali. Vabbè, guardate, la linea bianca è un po' diversa, ma il modello è quello. E comodi, le ho usate anche queste qua tantissimo. Dopo di queste ragazzi, a me viene male dopo queste, cioè, voi non le vedete, tra l'altro io vorrei prendere la telecamera dal treppiedi e mi sono tutto abitato. Aiuto. Dopo di queste, penso siano le ultime. Sì. Cosa mi sono presa? Sì, si vede tutto, Si vede tutte le scarpe. Tutte le scarpe, sì, solamente queste, se vuoi sono tutti i tacchi. Quello è quello che loro non vedono. Cosa mi sono presa? Le fila! Perché? Mi piacevano le Buffalo, però sono già alta. Però mi piaceva questo modello scarpe un po' rialzato. Non ho voglia di mettermele, cioè. Vedete, sono belle allacciate. Invece questa scarpa un po' rialzata ha una sfilata, me le avevano fatte mettere, provare, perché dovevo fare tipo una cosa per un modello scolaretta, mi avevano abbinato le fila, mi pare fosse proprio una sfilata di fila, non mi ricordo, e quindi là le ho viste, oh, ciao, ma che belle che sono, e le sono prese e le ho abbinate con qualunque cosa, con tutto, le ho usate una. Pagato un botto perché poi ovviamente, cioè no, allora io non le ho pagate tanto, ma dopo chi se le ha comprate le ha pagate un botto perché mi è tornato andare di nuovo. Sì, e queste sono tutte le mie scarpe. Qua c'è il cimitero delle scarpe basse, poi dietro il cimitero delle scarpe col tacco. Se poi proprio vi devo dare una chicca, ma una chicca che probabilmente rare persone hanno nell'armadio, io ho anche le scarpe di una volta, le scarpe del 600, le furlane veneziane, ah che belline che sono le furlanine, non mi ricordo mai quella della destra, quella della sinistra, quella della destra, quella della destra, le furlane veneziane, queste le prendi, ti devi levare il calzino perché sono già oscene di loro senza il calzino, se ci metto il calzino sono ancora peggio. Questa è la scarpa di una volta. Voi dite, ma queste qui sono le ciabatte? No amore, non sono ciabatte queste qua. Adesso le fanno modello ciabatta. Queste qua sono le furlane del 600 che ti prendi quando fai le Marie di Venezia. Io ho fatto le Marie di Venezia, quindi te le danno. Fare le Marie, poi te le regalano, le cose ti regalano, mica il vestito che è bellissimo. Queste ti danno la ciabatta. Io non le uso neanche come ciabatte queste, perché vabbè, sono scomodissime. E cioè in realtà da casa forse sono anche comode, ma ragazzi sono viola, ci rendiamo conto che sono viola, potrebbero state nere, un rosetto, un qualcosina di più per viola. Queste sono tipo tutte scomode e fanno una gamba per te. È totalmente bassa questa scarpa, è una ciabatta, però calcolate che all'epoca tutti andavano in giro con queste, quindi ho anche le scarpe d'epoca. La furlana ragazzi, questa è la furlana. Per una che è abituata a stare su 20 cm di tacchi, gli dai la furlana. E vabbè,
Bene amici, con la Furlana io vi saluto e vi ho mostrato tutte le mie scarpe, dai tacchi alle scarpe basse alla ciabatta del 600. Io detto questo vi saluto. Ci vediamo al prossimo. Mi metto il calzino. Questo qua è tutto. Cioè, vedete quante scarpe ho tirato fuori. E non sono tutte, perché alcune non le ho qui, perché appunto mi servivano per fare un video. Poi i Dr. Martin non ve li ho mostrati perché li ho rossi, bordeaux e neri, ma penso che quelli lì li conosciate tutti. Per il resto io vi ho mostrato veramente tutto il mio armadio di calzature. Vi do un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!